scoperto però anche che molti cittadini di Trento sono assolutamente favorevoli agli orsi. Orso sì oppure orso no, cosa direbbe? Io direi orso sì. Ritengo che avere orsi rinchiusi sia una cosa assurda. Non pensa che possano essere pericolosi? Se si sentono attaccati, sì. Quindi l'importante è rispettarli, se li rispettano non sono pericolosi. Bisogna sempre rispettarsi a vicenda. Penso che tutto sommato loro stanno nel loro habitat naturale, siamo noi forse che dovremmo in qualche modo adeguarci. Per fortuna c'è anche chi si è preso veramente a cuore questa problematica, la problematica degli orsi rinchiusi in gabbia, fino addirittura a decidere di fare lo sciopero della fame, è vero? Sì, è vero, ho fatto lo sciopero della fame per 10 giorni per avere un impatto a livello mediatico e il ministro Costa poi ha mandato i carabinieri del CITES per un controllo. E cosa è uscito fuori da questo controllo dei carabinieri del CITES, quindi il Corpo Forestale Nazionale dello Stato? Un bollettino drammatico, gli orsi stanno veramente male, sono in loculi di cemento 2 metri per 6. Ci sono dei recinti esterni, però gli orsi non possono uscire assieme, no? Quindi il recinto al momento è uno solo e quindi bisogna avere loro ad aria come fossero dei veri carcerati. Assolutamente, gli orsi non si possono vedere, sono animali selvatici che vivono in solitudine, vanno liberati uno alla volta. E poi il primo periodo erano stati comunque sedati per togliergli la loro possibilità di qualsiasi tipo di fuga, insomma. Il fatto che loro non stiano bene lì l'hanno dimostrato riuscendo anche a scappare in alcuni casi, sono riusciti a fuggire, giusto? M49, 2 fughe e 3 catture. Adesso è proprio lì, in fondo, in quel recinto, noi vediamo da qui il recinto, la recinzione esterna, in realtà è loro loculo. Quanto è grande lo spazio in cui stanno i 3 orsi? Ogni orso ha 2 metri per 6. Sono animali selvatici, abituati a vivere in libertà, che giornalmente percorrono quasi 50 km. M49 ad esempio è recluso, però non ha mai fatto niente di male realmente, si è solo avvicinato a qualche baita e a qualche animale domestico. Ha fatto l'orso, ha predato qualche animale che poi non sappiamo in realtà se l'animale era già lì ferito o se il pastore l'ha lasciato indietro, perché c'è anche questo problema. E anche l'orsetto piccolo M57 è stato disturbato mentre mangiava i cassonetti. La provincia deve dire le cose come stanno, non abbiamo l'accesso nemmeno ad un bollettino veterinario dove certificano che questi orsi come stanno in questo momento, non lo sa nessuno. Qual è il futuro di questi orsi? La prigionia a vita, la battaglia è appena iniziata. Vi farete sentire. Assolutamente sì.